Ciao a tutti da Mario Carbone, oggi studieremo insieme Amici miei per 2 e 4 bassi. Mi avete richiesto questo brano ed eccoci qua con la lezione. Una trascrizione per 2 e 4 bassi. Trovate il brano registrato sul canale, vi consiglio prima di ascoltarlo. Bene, vi farò ascoltare ora l'introduzione, che è questa, quindi la parte A, senza abbellimenti. Qua, è un ritmo in due mezzi, è un beguine. Ovviamente vi consiglio di fare gli esercizi dedicati al beguine per sincronizzare mano destra e mano sinistra prima di iniziare lo studio di questo, oppure in contemporanea. Noi lo penseremo in quattro pulsazioni da un quarto, insomma, per semplificare l'apprendimento. Un movimento di pausa, abbiamo in chiusura il 3, 2 cerchiato, andiamo in sesta posizione col terzo dito, apriamo col 4. Quattro pulsazioni, poi un movimento di pausa, 3, 2, 4, 4, 5, 4, chiudiamo con due cerchiato, 3, illevare più altri tre movimenti, chiaro, illevare più altri tre movimenti. Col metronomo è questo, faccio sentire questa frase, quindi pausa. Pausa. La velocità è 80, ma per le prossime frasi la diminuisco a 65, così è più semplice. Bene, la prima frase è questa, sarà una lezione abbastanza veloce, di qua fino a qui. Questo è il levare più altri tre movimenti, chiaro? Ecco qua, ci siamo, questa dura 4, queste due note in ogni movimento, la pausa, anche qui la pausa iniziale. Ecco qua, andiamo avanti con la frase successiva, dopo una mezz'ora, un movimento di pausa, in chiusura, in quinta posizione 3, 2, poi in quinta posizione 3, 3, apro con 5 e 4, 2 cerchiato 3, levare più altri 3 movimenti, questa è la frase, col metronomo a 65 inizio sul secondo movimento, 1, apro, e questa è la frase che dovete studiare, quindi prima un movimento di pausa, in chiusura e poi in apertura. Questo è il levare più altri tre movimenti, chiaro? Bene, andiamo avanti, collegate dopo tutta questa frase e ci siamo. Andiamo avanti con la frase successiva. Un momento di pausa, poi abbiamo 3, 2 cerchiato, 4, 4, 2 cerchiato, 3, chiudiamo col 2, 4 pulsazioni e 4 pulsazioni di pausa, è così, 1. Quattro di pausa, va bene? E quattro movimenti di pausa. Fate questa frase qui, vi fate. Sì, ecco, quindi collegate tutta questa frase, la frase A. Vediamo di inserire i bassi molto lentamente. I bassi a beguine sono questi. Chiaro, quindi iniziamo con i bassi in posizione di Fa, chiaro? Se avete il 4 bassi, avete il 2, non avete scelta, o fare solo con la mano destra oppure suonare solo con i due bassi, decidete voi, quindi. Bassi in posizione di Fa. Bassi tornano in posizione di Do. Qua. Quindi questa nota volendo potreste farla durare un po' di meno, perché se il mantice vedete che manca la fate durare in meno, va bene? Ecco qua, l'ho fatta schematica, poi ovviamente col tempo cercherete di farla più soft, quindi un po' più cantabile per capirci. Vediamo di inserire qualche abbellimento su questa parte, quindi dall'inizio. La terzina sul 2 cerchiato, 2 cerchiato 4, 2 cerchiato 3. Chiaro questo? Molto stretto. Poi. Stesso discorso, 2 cerchiato 4, 2 cerchiato 3 in apertura. Poi. Stessa cosa, 2 cerchiato 4, 2 cerchiato 3. E così. Se volete
dell'accorciato un po' questo 2, va bene? Andiamo avanti con la parte B molto velocemente. La parte B è questa, eh? Fa così, senza abbellimento e senza... è lenta, E ripeto nuovamente la parte B uguale, cambia solo nella parte conclusiva che poi l'affronteremo tra poco. Vediamo prima questa parte B che abbiamo visto ora. Bene, vediamo questa parte B com'è, insomma abbiamo il 2 in chiusura, poi 2, 2, 2 in apertura, possiamo tenerlo premuto, quindi il 3, possiamo tenerlo premuto e chiudere, dura quasi due pulsazioni, 1, 2. Lascio perché in levare ci andrà un altro 3, 2 cerchiato, 3, il 4 che dura 2 pulsazioni, e nuovamente 2 pulsazioni, chiaro? E col metronomo è questo, metto il metronomo a 65, in chiusura, poi 4 movimenti di pausa ed è finito, va bene? Ecco qua il tasto che potete tenere premuto, ecco qui la frase è questa, tam ta ta tam 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 ta 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 ta. Questa nota doveva, sarebbe dovuta insomma prolungare, però voi fate i bassi in apertura per recuperare e mettete anche la valvola di sfiato per recuperare il mantice, chiaro? Fate questo per una mezz'oretta, andiamo avanti. Frase successiva, in chiusura il quarto dito è questo, poi 4, 4, 3 cerchiato, 4, 2 cerchiato, quasi due pulsazioni, il 3 in levare, poi 3 cerchiato, 4, teniamo premuto e apriamo. Quattro pulsazioni e 4 di pausa, togliamo questa, insomma questa nota, facciamo praticamente l'accorciamo perché altrimenti il mantice si aprirà tantissimo, quindi facciamo una pausa qui, va bene? Ecco qua, una, lasciate la nota, insomma, va bene? Col metronomo è questo, 1, 2, 3, qua in chiusura, di pausa, 1, 2, 3, 4, l'ultimo 4 potete tenerlo premuto e invertire il mantice, questo 4, vedete, lo premete e invertite il mantice, quindi fate di qua, tan, ta, ta, ta. Questa dura quasi due pulsazioni, questa in levare, 4 pulsazioni qua, solo i bassi ci andranno, collegate le due frasi per un bel po' di tempo, ben fatto, andiamo avanti con la frase successiva, il quarto, andiamo innanzitutto in quinta posizione, in apertura il quarto dito, 4, 4, 4, il 2 cerchiato, quasi due pulsazioni, il 3 in levare, andiamo in quarta posizione, 2 cerchiato, poi il 4, teniamo premuto e chiudiamo, 2 pulsazioni, lo ripetiamo, 6 pulsazioni, ve la faccio ascoltare col metronomo, ecco qua, facciamo questo, 1, 2, 3, qua in apertura, va bene? Questo è il tasto che potete tenere premuto e invertire il mantice, questa. Questa dura 2 più 4. Fate questo rigo per una mezz'ora, collegate il tutto per una decina di minuti. Andiamo avanti con la frase successiva, ma è sempre la stessa ritmica. Il quarto dito ora, siamo in questa posizione, in apertura. 4, 4, 4, 4, 3 cerchiato. Il 4, quasi due pulsazioni. Il 2 in levare, poi il 3, 2 cerchiato. E il 4 lo facciamo durare 4 pulsazioni e in più abbiamo una battuta insomma di pausa, chiaro?
Quindi facciamo come l'altra parte più semplice, insomma, per noi gestire anche il mantice. E così col metronomo. 1, 2, 3, qua in apertura. Prendo 1, 2, 3, 4 con i bassi a solo. Fate questo rigo per una mezz'ora. Collegate ora questi tre righi a questo, va bene? Per un bel po' di tempo. L'avete fatto? Bene. Dopo che avete fatto questo, possiamo anche mettere i bassi su questa parte di... E poi andiamo avanti e vediamo che succede più avanti, ma cambiano solo un rigo, poche note, va bene? Sì, cambia, insomma, sì, è minimo il cambiamento. Scusate, sì, due battute insomma. Vediamo questa parte. Allora, con i bassi, così lentamente. Ovviamente non è facile mettere i bassi, fate prima gli esercizi per sincronizzare mano destra e mano sinistra. Lentamente così. Sfiato, la volta di sfiato. Valvola di sfiato per recuperare aria ora. Quasi a troppa aria, cercate di farlo uscire, quindi premete poco poco la valvola di sfiato. Aprendo ora. Solo bassi. Anche qui sul discorso di prima, questa nota volendo potreste lasciarla un po' prima per consumare meno aria, altrimenti si apre troppo. Se poi è troppo aperta, qua fate proprio questa battuta in chiusura, va bene? Andiamo avanti ora. Vabbè, qualche abbellimento su questa parte. Su due cerchiato 4, due cerchiato 3, quindi facciamo un due cerchiato, poi prima, oppure... Facciamo il due cerchiato, prima del 3 facciamo 4, due cerchiato 3, quindi questo chiaro. Oppure fate più semplice, due cerchiato 4, due cerchiate 3, quindi però prolungate il 2, all'ultimo momento fate 4, due cerchiato 3, quindi sul 3. Andiamo avanti. Qua due cerchiato 4, due cerchiato poi il 3. Avanti. Sul due cerchiato facciamo due cerchiato 4, due cerchiato qua 3, due cerchiato 3, quindi apriamo qua 4, 3 cerchiato 4, quindi va bene? E sono segnati questi abbellimenti col segnetto sopra, va bene? Anche se non ci sono scritti, fate uno al giorno e sarà tutto semplice. È una playlist dedicata proprio agli abbellimenti. Bene, andando avanti con la parte B questa, cambia ben poco, cambia solo nella parte in cui cambia questo, vedete? Velocerchio. Poi tutto il resto è identico. Sì, non cambia nulla, vedete? Cambia solo questa parte centrale. Tutto il resto è uguale. Ve la faccio ascoltare molto lentamente ed è così, quindi... cambia, quindi che queste ultime due note sono cambiate. Prima erano tre cerchiato 4, invece ora due cerchiato e tre in quinta posizione. Andiamola a studiare, vediamo la prima parte, vi cerchio le cose che cambiano nella prima parte, che è facilissima. Tutto uguale a prima, non cambia una virgola, cambia di qua, eh. Quindi vediamo da 4.
qua due cerchiato, andiamo in quinta posizione, 3, apriamo col 4 e qua lo facciamo durare come sopra, facciamo durare solo una battuta e l'altra invece tutta di pausa, è più semplice, va bene? Sì, facciamo così, è tutto più semplice, fate questo, quindi vedete, praticamente il due, quelle che cambiano sono due cerchiato e questo qua, è l'ultima nota, va bene? Fate questo, collegate i due righi, studiatevi questa frase, andiamo avanti, ma è sempre la stessa cosa, cambieranno, qua è tutto uguale, sì, uguale a prima, l'unica cosa che cambia sono i bassi, insomma, l'armonia. Qui che è, diciamo, anticipato il 4, ma potreste farlo anche prima. E un 4 che dura di più, che dura 3 più 4 più 1, chiaro, 8 pulsazioni, va bene. E ci siamo arrivati fino qui per ora, quindi, e poi fino a questa nota qui siamo arrivati, va bene. Qua, questa nota qui che dura, è molto lunga, 3 più 4 più 1, va bene? Poi andiamo avanti, dopo aver fatto questo, andate, perché già siamo in quarta posizione, facciamo 2, 3, 4, apriamo con 4, e poi in quinta posizione, 3, 2 cerchiato, 4, 4, 2 cerchiato, 3, e 2 in chiusura, che dura 5 pulsazioni, va bene? E col metronomo questa frase è così, sul secondo momento inizierò, avvio il metronomo, 2, 3, qua in chiusura, 1, apro, 1, 2, chiudo, 1, 2, 3, 4, stop, quindi 5, va bene? Qua ci sta una nota che potete tenere premuto, ecco qua, la frase che abbiamo visto ora è questa, va bene? Di qua ta 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 ta, due pulsazioni, questo dura 5. Fatto questo, collegate tutta la parte che abbiamo visto ora, che insomma cambia ben poco, cambia solo qui dove ho detto prima l'armonia, cioè i bassi. Vediamo ora di agganciarla. Quindi tutta questa parte B che si ripete è questa, bassi in do, questa posizione. Fiato come prima, bassi in posizione di fa, solo bassi, bassi in posizione di do, solo la mano destra. Subito da capo, cioè da capo, ripete nuovamente, si va avanti, non da capo, insomma, ripete la stessa parte dell'inizio che vedremo tra poco. Quindi i bassi qua, l'avete capito, gli stessi abbellimenti dell'inizio, non cambia nulla, cambiano solo il discorso che ho detto ora, armonico. Ecco qua, potete praticamente qui mettere una prima del 2, 4, 3, quindi facendo questo, quindi questo 4, 3, poi 2. Qua 2 cerchiato, 4, 2 cerchiato, 3. E ci siamo. Andando avanti, come dicevo, ripete da capo, no, non è da capo, ripete la stessa parte A, quindi andando avanti, la terza pagina, quindi... Nuovamente la stessa cosa. Fa due volte la stessa cosa, chiaro? Quindi è semplicissima. Ecco qua, la parte finale è questa, fa due volte, già da qui vedete c'è scritto parte A, terza pagina, è la parte A dell'inizio proprio, è uguale, nuovamente ripete la parte A uguale, ta 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 ta, il 2, questa qua sono di pausa, in apertura, se vi è difficile, e riprendete da dove? Da qui, dove ci sta il ritornello, tutta da capo, praticamente al terzo rigo, e la rifate tutta, va bene? Facendo questo, l'ultima volta invece di fare questo, fate il finale, che non è altro che sono queste due battute messe qui sotto con una scala. Andiamo dal 2 qua in chiusura, vi faccio sentire come il finale. Anzi, la prima del 2, la battuta prima, che è questa. Il finale, ma la ripetizione delle stesse due battute che ho fatto poco fa, quindi la scala.
Va bene? Quindi il finale com'è? Riprende nuovamente queste due battute di prima. Dopo il 2 in chiusura è questo. Quindi fa questo in apertura 1. Momento di pausa, la scala al contrario, 3, 2 cerchiato, 4, andiamo in stessa posizione, 2 cerchiato, 4, 5 e chiudo col 4, 5 pulsazioni, va bene? Con i bassi questa parte finale è questa, quindi. Questo è il finale. Ripetetelo per un bel po' di tempo e poi alla fine, insomma, gli abbellimenti sono già scritti, quindi non dovreste avere nessuna difficoltà. Bene, per oggi è tutto, quindi se vi è stata utile questa lezione, insomma, condividetela sui social, mettete un mi piace e sarà un modo per farmi capire che siete interessati anche ad altre lezioni. Per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone e alla prossima lezione. Ciao a tutti!